c'entra assolutamente nulla, ma io adoro questa maglietta. Benvenuti nel primo appuntamento con Cartoon Joe del mese di agosto. Come state? Spero tutto bene. Dato che io ho una voglia di mare immensa, non vedo l'ora di partire per le vacanze e penso anche voi, se non l'avete già fatto, vi odio. Ho deciso di dedicare questo appuntamento e il secondo appuntamento di agosto, sempre con Cartoon Joe, a tutti quei cartoni che conosco io, quindi poi se ne conoscete altri fatemi sapere qua sotto nei commenti, che sono ambientati al mare. Non ho incluso le serie TV animate, perché se conoscete tutte le serie TV animate giapponesi c'è sempre almeno un episodio che sia ambientato al mare, quindi avrei dovuto fare non due video ma 45. Sono limitata alle grandi case di produzione di film d'animazione, limitandomi alle mie conoscenze, quindi mi raccomando cercate di arricchirle facendomi sapere di quali cartoni mi sono dimenticata. Mi raccomando che siano ambientati al mare, non che abbiano una scena di mare e poi tutto il resto sia ambientato da un'altra parte. L'appuntamento di oggi è dedicato a tutti i film Disney e Pixar, infatti andrò abbastanza veloce perché sono veramente tanti. Ce n'è qualcuno dove il mare è un po' più presente, qualcuno no, però che è comunque ambientato in una zona dove c'è il mare, quindi cominciamo subito. Farò un elenco abbastanza veloce. A partire da Pinocchio nel 1940, dove chiaramente il paesino, che non si capisce bene dove sia ubicato, ha tra i suoi luoghi anche un porto, da dove parte appunto Geppetto per andare a cercare Pinocchio, e poi vediamo tutta questa scena ambientata al mare, l'isola del paese dei balocchi, insomma c'è un sacco di mare, e chi non si ricorda la famosa scena della balena. Sempre nel 1940 abbiamo Fantasia, e in Fantasia abbiamo ben tre spezzoni che sono ambientati al mare o comunque in zone marittime. Prima ovviamente L'apprendista stregone, che sì è vero che è ambientato all'interno dello studio dello stregone, ma di base c'è una grande quantità d'acqua e c'è addirittura una scena durante il sogno di Topolino dove è pieno di mare. La seconda scena è la suite dello schiaccianoci, dove ci sono tutte queste creaturine della natura e c'è questo quadro con la danza araba di Tchaikovsky, dove è tutto ambientato al mare, comunque dentro l'acqua dove ci sono i pesciolini. E la terza invece è ovviamente la saga della primavera, quindi quella parte dedicata all'evoluzione della specie, dove chiaramente c'è tutta una parte ambientata dentro l'acqua e al mare, e quindi comunque il mare è sempre molto presente. Nel 1944, forse un pochino più di nicchia, I Tre Caballeros, un docu cartone con tecnica mista, nel quale vediamo Paperino e i suoi due cugini in viaggio in Sud America, quindi è praticamente un documentario dedicato principalmente alla conoscenza del Brasile, del Messico, del Perù, insomma del Sud America in generale. E c'è questo primo cortometraggio che è dedicato al pinguino freddoloso, che è carinissimo, io lo adoro, che ovviamente è ambientato quasi tutto al mare. Ci sono vari spezzoni appunto per andare a guardare le coste del Sud America, dove il mare è molto molto presente. Un po' di nicchia, però io lo adoravo da piccola personalmente, quindi ve lo consiglio. Nel 1948 esce la raccolta di cortometraggi Lo scrigno delle sette perle, e tra questi sette cortometraggi c'è il cortometraggio di Little Toot, che è un cortometraggio che vede come protagonista un piccolo battellino a vapore che cerca di essere una grande nave, insomma, è tutto ambientato al mare, chiaramente. Nel 1953 Le avventure di Peter Pan, e ovviamente siamo in un'isola, quindi il mare ci deve essere per forza, oltre al fatto che c'è tutta questa cosa dei pirati, delle sirene anche, insomma, il mare c'è, punto. Nel 1977 Le avventure di Bianca e Bernie. Non tanto per il cartone in sé, e qua mi tradisco perché all'inizio ho detto che avrei fatto l'opposto, ma questo lo devo nominare, ma per tutta questa scena introduttiva con la bottiglia che viaggia nel mare fino ad arrivare a New York. A livello iconografico è veramente stupenda, la colonna sonora molto indicata secondo me e da guardare, è un quadro vivente. Nel 1989, come non nominarlo, La Sirenetta. C'è bisogno di spendere altre parole? Penso che sia l'unico o uno dei pochi cartoni ambientati completamente nel mare. Nel 1995, qua ci ho fatto una recensione apposita su questo cartone perché è il mio preferito in assoluto della casa d'animazione Disney, Pocahontas. Anche qua il mare è decisamente una fetta molto molto importante
di questo cartone, inutile che ve lo stia a spiegare. Del 1996, vi ho già parlato di questo cartone in più occasioni, ma molti ancora non lo conoscono. Ispirato a un romanzo di Roald Dahl, James e la pesca gigante, ideato con la tecnica stop motion come Nightmare Before Christmas per intenderci, che vede questo protagonista James in viaggio attraverso l'oceano all'interno di questa pesca gigante insieme a tot insetti ingigantiti in seguito a una magia. Insomma, guardatelo, molto molto carino, anche se molto molto di nicchia. Nel 1999 Tarzan è ambientato anch'esso in Africa o comunque sul mare, in una zona dove c'è il mare è sempre molto molto presente, soprattutto nella scena iniziale dove nel prologo appunto viene spiegato come Tarzan arriva a vivere su quest'isola insieme a questo branco, si dice branco per le scimmie, però il mare in generale è sempre molto molto presente. Torniamo su una raccolta di cortometraggi parlando di Fantasia 2000. In Fantasia 2000 di mare ce n'è un sacco, ma proprio un sacco. Perché abbiamo I Pini di Roma, quello spezzone bellissimo, I Pini di Roma, che è un'opera di Ottorino Respighi, che non c'entra assolutamente niente con l'oceano, le balene, però c'è questo spezzone bellissimo che parla di balene, che vede questa balenottera comunque che cerca di seguire i genitori, molto entusiasta, e queste balene che poi volano. E la cosa molto bella è che poi il mare non viene riprodotto solamente a livello di natura, naturalistico, ma viene riprodotto anche nel cielo, quindi il cielo diventa un mare ed è bellissimo a livello iconografico. Tra l'altro io ho notato, si chiama Fantasia 2000, ma è uscito nel 1999. Poi abbiamo un cortometraggio che mi piace tantissimo, che è quello del Soldatino di Stagno. Ve ne avevo parlato forse nella rubrica Racconti secondo Joe, molto molto carino. Qua non è tutto ambientato al mare perché chiaramente si tratta di giocattoli e stanno all'interno di una stanza, però c'è tutta questa parte, penso buona parte del cortometraggio, che è ambientata dentro il mare, perché c'è quella parte dove il soldatino di stagno per un motivo o per l'altro finisce prima in una fogna e successivamente nel mare, viene mangiato dal pesce, poi il pesce viene comprato dal mercato, via dicendo. Insomma, tutta la storia la conoscete, penso. Poi abbiamo, sempre in Fantasia 2000, Pomp and Circumstance, che è praticamente la storia dell'Arca di Noè, e ovviamente la storia dell'Arca di Noè è ambientata al mare. È molto molto carino, quello spezzone mi emoziona tantissimo, e praticamente è la storia d'amore tra Paperina e Paperino, e mi piacciono tantissimo quei due personaggi, quindi non poteva che piacermi. Nel 2001 ve ne parlerò sicuramente in una recensione, perché ho un cartone molto sottovalutato, Atlantis, l'impero perduto. Anche Atlantis è ambientato tutto in zona di mare, Atlantide è dentro al mare, tutto parte dal mare, insomma l'unica scena in cui non c'è il mare è la scena introduttiva del personaggio di Milo, che è appunto ambientata a Londra, semplicemente a Londra, ma tutto il resto è ambientato al mare, quindi direi che ci sta come location. Nel 2002 abbiamo Lilo e Stitch. Lilo e Stitch, che è ambientato alle Hawaii, che sono delle isole, e che quindi è ambientato al mare. C'è solamente la scena introduttiva del personaggio di Stitch, dei personaggi alieni di questo cartone, che ovviamente è ambientata nello spazio, ma per tutto il resto è ambientato al mare, e quindi direi che anche questo come location ci sta, e che location oserei dire. Sempre nel 2002 esce Peter Pan 2, ritorna all'isola che non c'è, anche questo come il primo Peter Pan ovviamente ambientato al mare. Nominati già un sacco di volte in questi Cartoon Joe, per la Pixar Alla ricerca di Nemo e Alla ricerca di Dory, usciti rispettivamente nel 2003 e nel 2016, anche questi come La Sirenetta non potevano nominarli in questi video, perché penso che siano tra i pochi ambientati completamente in ambiente marittimo. Nel 2004 esce Gli Incredibili, cioè tutta la parte dedicata all'isola, l'isola dove appunto sbarcano insomma i nostri supereroi, prima Mr. Incredible e poi tutto il resto della famiglia, dove vengono in un certo senso messi alla prova in quanto supereroi. Sì, c'è molta molta parte del cartone che è ambientata in città, ma la parte saliente dove succedono le cose più importanti è su un'isola nel mare, e quindi di conseguenza direi che possiamo inserirlo tranquillamente in questo elenco lunghissimo. Ovviamente devo nominare Frozen e Frozen 2, mio malgrado. Questi due film usciti rispettivamente nel 2013 e 2019, per quanto si tratti di un mare glaciale artico, quindi dove fa un sacco di freddo, è pur sempre mare. Noi vediamo veramente un sacco di ghiaccio a causa di Elsa, però in realtà è tutto ambientato al mare, soprattutto Frozen 2, Il segreto di Arendelle, che ha tutta questa parte del viaggio di Elsa, dove c'è uno spirito appunto dell'acqua che la guida attraverso il mare per andare a trovare chissà che cosa, non ve lo dico io. Infine non posso che nominare Oceania, anche questo è un film
che ha come tema centrale l'acqua, il mare e l'oceano, giustamente si chiama anche Oceania. Direi che il nostro elenco per questa puntata è finito. Sicuramente mi sono dimenticata di qualcosa. Se mi sono dimenticata di qualcosa, magari del vostro cartone preferito, non vogliatemene. Scrivetemi tutto qua sotto nei commenti e fatemi sapere cosa ne pensate di queste location, quale sarebbe quella più attinente per le vostre vacanze. A me personalmente piacerebbe moltissimo andare a visitare la location di Lilo e Stitch. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like di supporto e se pensate che questo video possa interessare ai vostri amici, parenti, soprattutto quelli magari rimasti a casa per poter valutare eventualmente in un futuro un po' più roseo una meta per le vacanze, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video sabato 15 agosto con la challenge mensile che ho già girato e ragazzi, imbarazzante da matti. Invece con la seconda parte di questo video dedicata a tutti i cartoni non Disney uscirà giovedì 27 agosto. Un bacione a tutti e ci vediamo nella seconda parte e ovviamente anche nel prossimo video. Ciao!